Bruciare i morti. Ehi, perché state bruciando i morti? Non temete gli dèi? Saranno anime condannate per sempre. Farlo mi addolora, ma non ho altra scelta. Gli dèi hanno deciso di colpirci con una grave pestilenza. Bisogna bruciare i morti per salvaguardare i vivi. Che pestilenza? C'è un'epidemia? Non so cosa sia. Gli anziani si sono ammalati. I bambini sono morti stringendosi la pancia dal dolore mentre i loro genitori assistevano impotenti. Il dio più adirato non arriverebbe a tanto. Non interessa a nessuno. Abbiamo chiesto aiuto, ma nel Fayum la vita dei poveri non vale nulla. So che avete fame, figli miei. So beh che anche la famiglia di questo contadino perderà tutto ora. Non ci sono segni di malattia. Di solito mangiavano nelle mense al mercato, ma i soldati li hanno cacciati. Secondo i mercanti greci rovinavano gli affari. Le ciotole sono sporche. Cosa hanno mangiato gli abitanti? Deve esserci del cibo da qualche parte. Meglio dare un'occhiata qui intorno. Questo cibo è marcio. Puzza da far schifo. No, non si può mangiare. Questa roba non va bene per i topi, figuriamoci per le persone. Le spezie non servono per il sapore, ma per coprire l'odore. Devo parlarne con il responsabile. Sobe che può salvarmi. Il cibo è poco, ma prendetelo. Mangiate con gratitudine e lodate colui che ha i denti aguzzi. Il signore. Parlami del cibo che mangiate. Da dove viene? Lo prepara un mercante del posto per i poveri. Non è molto, ma ci basta per sopravvivere. E ne siamo grati. Prendine pure, se vuoi. Per gli dèi, no! Non so come facciate a mangiarlo. Devo parlare con il mercante. Dove posso trovarlo? La sua casa è a sud del mercato. Ti accompagno. Andiamo a trovare questo mercante. Ti seguo. Sobek ti premierà per il tuo aiuto. Ho visto molte fattorie prosperose. Sembra che qui la gente se la passi bene. Perché ci sono tanti poveri? Ah, certo. Quelle sono fattorie greche. I greci pagano meno tasse e possono prosperare. I contadini egiziani invece vengono cacciati dalle loro terre. Che succede alle terre tolte agli egiziani? Se il proprietario muore, la terra è libera per legge. Se è buona, la prendono i greci. Altrimenti diventa deserto. In ogni caso, gli egiziani fanno la fame. E molti finiscono nei bassi fondi. Questa è la casa del mercante che prepara il cibo. Persino i gatti qui sono più grassi dei poveri. Il proprietario sarà un uomo facoltoso. Sembra che non tutti gli egiziani siano uguali. Alcuni sono solo più uguali degli altri. È orribile! Ci credo che la gente si sente male. Ma perché lo fa? Dobbiamo trovare questo schifoso mercante. E fargli assaggiare la sua cucina. Posso aiutarvi? Questa è casa mia, vi siete persi. Puoi spiegarmi perché stai avvelenando i poveri? Scommetto che lo fai per prenderti la loro terra. Facile se sono morti. Ti riferisci ai problemi dei bassi fondi? Non so cosa hai sentito, ma ti assicuro che... ti stai sbagliando. Io voglio soltanto aiutare. Ho visto la tua cucina, mercante. So cosa stai facendo.
mi assicurerò che giustizia sia fatta. Oh, capisco. Beh, in questo caso... Allora, avete invaso la mia casa e io ho il diritto di proteggermi. Uomini! Se fossi stato più furbo, non sarebbe finita così. Potevamo trovare un accordo! Non voglio morire qui! Fermatelo! Questo mercante di morte uccideva i poveri per la loro terra. L'unica malattia era il suo amore per il denaro. Il Fayum è migliore senza di lui. I morti riposeranno. Non dovranno più bruciare.